Salve, prima di tutto un saluto a chi ascolterà queste mie parole. Spero che nessuno si senta offeso o sminuito, ma chi mi conosce sa come la penso e che dico sempre ciò che penso. Il ricordo del mio primo tatuaggio è quello visto da bambino su un nonno materno, che era un vecchio circense, tutto il corollario dei tatuaggi dell'epoca, la morte prima del disonore, aquile, pugnali che trafiggevano cuori e tutto quanto il resto. Un altro tatuaggio che mi feci poi a Kathmandu era un sole stilizzato fatto con una rupia, il centro era una rupia nepalese. Gli unici soli tatuaggi che vedevi in giro c'era il solito stereotipo del marinaio, del carcerato, della prostituta, di quello del drop out, di quello un po' fuori dal mondo. Teniamo pure il contesto di alcuni tatuatori dell'epoca che non erano certo dei signorini o molto raccomandabili. Oggi penso che il tatuaggio sia cambiato in maniera drammatica. Credo che del tatuaggio oggi sia rimasto poco, ma in compenso c'è un'ottima, fantastica dermoillustrazione. Qualcuno ritorni a segnarsi un ricordo, un momento, un lutto, una gioia, un amore, di una bellezza, ripeto, unica, ma non rispecchiano perlomeno il mio senso del tatuaggio. Per me il tatuaggio è un'altra cosa.